Molto bene, ben ritrovati cari amici, ma soprattutto care amiche di Total Photoshop, dedite alla fotografia digitale. Adesso finalmente, visto che il buon Ghera è riuscito a soffiarsi il naso, posso prendere a registrare, perché voi non sapete gli accidenti modello Bora Triestina che succedono qui quando il fanciullo si adopera in cotali attività. Quest'oggi ci concentriamo... No. No, non può essere. È lui, è nuovamente lui. Vengo lì? Mi dispiace non poter attivare la webcam, perché dovreste vedere... Vengo lì! I capelli del Giorgio in questo momento, che lui non definisce elettrici, bensì elettronici. Sono... No, è che decidono loro per me, ecco. In tutto e per tutto. Ecco, e forse fanno bene... Va bene, lasciando perdere le cose comunque di ordinaria amministrazione qua dentro, veniamo ai nostri buoni filtri graduati di Lightroom, che abbiamo introdotto nello scorso tutorial, mentre quest'oggi vediamo un'applicazione concreta e pratica. Questa è una simpatica fotina che abbiamo scattato, abbiamo plurale maiestatis, come sapete il Maxi, il presidente si dà del noi. Durante un'uscita domenicale, come vedete, in questa tropicale località lombarda, questo è il lago ghiacciato appunto di Varese, dove stiamo noi, e ci poniamo subito una serie di questioni rispetto proprio allo sviluppo di questa foto, e in questo caso specifico ci piace l'idea di utilizzare i nostri buoni filtri graduati. Allora, per utilizzarli, innanzitutto sapete che il Max è pigro e quindi schiacciamo semplicemente il tasto M della tastiera per attivare il primo nostro filtro graduato, filtro che andiamo a trascinare con il nostro mouse oppure con la pennina digitale della vostra tavoletta grafica, e di default il filtro è impostato come effetto su esposizione. Noi l'esposizione in questo caso, visto che vogliamo dare un pochettino di tono, un po' più di struttura, di personalità al cielo, abbassiamo l'esposizione un pochettino in modo tale da, vedete, far saltare fuori un pochettino le nuvole che erano presenti. Io in particolare sono particolarmente affezionato dei cieli espressivi, quindi amo sempre dare un po' più di tono, di definizione, di incisione ai protagonisti appunto del cielo. E poi alziamo il valore del contrasto. Vi ricordo che stiamo ragionando all'interno della scheda relativa al filtro graduato, in modo tale da dare un'ulteriore definizione. Abbassiamo un pochettino ancora l'esposizione e potrebbe essere già qualche cosa di carino. Però io voglio accentuare questa cosa aumentando anche la chiarezza che abbiamo già definito che cos'è questo parametro, giusto? È una sorta di contrasto, micro contrasto locale, in modo tale da aumentare, vedete, come cambia proprio l'incisione delle nuvole all'interno del cielo. La esagero, proprio la porto a 100. Voglio fare un'altra operazione, voglio dare un po' più di colore, un po' più di densità al colore del cielo, e alzo la saturazione. Bene, questa è l'operazione base. In realtà che cosa faccio? Beh, innanzitutto mi rendo conto che il bilanciamento del bianco della mia foto non è decisamente perfetto, per cui potrei regolare la temperatura di colore per ottenere il valore di bianco che più mi serve. Voglio però farvi vedere cosa succede se schiaccio questo simpatico pulsantino che trovate in molte delle schede del modulo di sviluppo di Lightroom. Questo switch, come lo chiamano gli inglesi, serve per disattivare l'effetto
effetto e quindi dare una sorta di prima e dopo, cioè ci consente di visualizzare il nostro intervento sulla foto e di compararlo con l'originale. Benissimo, premo M di nuovo sulla tastiera e faccio scomparire i valori del filtro graduato. E ancora una volta mi trovo alle spalle questo losco cosa vuoi ancora? Che cosa? Le fascette. Le no. Fascette! Voi non sapete che Giorgio è un maniaco delle fascette. Ho trovato un degno compare. Ecco, siamo a posto. Io sono circondato da fascettari, vabbè. Che detto così è un po' brutto, però vabbè. Torniamo al nostro bilanciamento del bianco della nostra foto. Vedete la neve? Il ghiaccio, la superficie ghiacciata tende ad essere leggermente grigiasta, quindi io non faccio altro che abbassare un pochettino la temperatura di colore, la porto poco più alta dei 5000 gradi Kelvin e è notevolmente cambiato comunque il risultato, ok? Benissimo, riattivo però a questo punto il mio filtro graduato e clicco sopra la puntina di modifica. Però vorrei dare ancora un po' più di tono, di marcatura al nostro cielo ed ecco che entrano in gioco i colori che abbiamo accennato la volta scorsa e che invece noi andiamo ad attivare semplicemente cliccando su questo rettangolino barrato e vedete che abbiamo un selezionatore colore che mi mette a disposizione diverse tinte che io posso applicare al mio filtro. Ecco, questo mi consente di dare un ulteriore tocco creativo all'aspetto generale della mia foto. In questo caso io voglio utilizzare questo blu che però è al 100% e mi sembra un pochettino troppo irreale, quindi che cosa faccio? Vado ad abbassare questo valore che mi consente di gestire la saturazione in buona sostanza di questo singolo colore, non di tutta l'immagine e non della saturazione che sto applicando al filtro graduato. Quindi questo valore agisce solo e unicamente al filtro colorato che applico solo sul filtro graduato. Sembra un gioco di parole, ma mi spiego meglio. È un po' come se noi scegliessimo di applicare sul nostro obiettivo, cioè il microfono che mi sta cadendo progressivamente, tra un poco parlerò in ginocchio, come se decidessi di applicare sul mio obiettivo della mia macchina fotografica un filtro graduato come quelli che ci sono in commercio e che peraltro costano un botto, ma che non sia solo graduato per gestirmi insomma questa transizione di esposizione e quindi rendere più marcato il cielo, ma è come se avesse proprio una colorazione che io scelgo di volta in volta. Capite che c'è una comodità e una convenienza incredibile, per cui sì, io posso girare con il mio filtro polarizzatore piuttosto che il filtro graduato sempre appiccicato sulla fotocamera, ma posso anche decidere di sbattermene altamente le ciuffole e gestirmi poi il tutto in post-produzione con Lightroom e successivamente poi fare delle ulteriori lavorazioni con Photoshop. Ecco che una volta che ho trovato la tonalità che più mi garba, ok, posso dare un'ulteriore ritoccatina, chiudo semplicemente il mio selettore colore e eventualmente posso anche gestire un leggero incremento della saturazione, ma in questo caso preferisco magari aumentare un pochettino il contrasto, ecco che mi piace decisamente un po' di più. Bene, fatto questo io posso semplicemente andare a ridurre e spostare eventualmente il mio filtrino e magari aggiungerne uno nuovo per quanto riguarda la parte bassa della fotografia, quindi dell'orizzonte, e andare per esempio a gestirmi un pochettino più di contrasto in modo tale ancora una volta di riuscire a ottenere una maggiore incisione dei dettagli nella parte proprio ghiacciata, magari abbassandone la saturazione, perché in questo caso potrebbe anche piacermi questa
questo effetto e magari migliorando un pochettino la nitidezza. Ecco che come vedete i nostri filtri graduati sono veramente uno strumento molto flessibile, molto potente, soprattutto molto veloce da utilizzare, per cui con pochissimi passaggi, io ritorno a premere il tasto M della tastiera e mi vedo la mia foto esattamente come voglio che risulti. Questo è un'applicazione scusate, molto semplice, molto veloce, ma per farvi capire che i filtri graduati possono essere uno strumento particolarmente comodo e efficiente, soprattutto quando lavoriamo sulle foto di paesaggio. Io lo uso moltissimo su quelli che sono i cieli e su quelli che sono le parti proprio che mi piace lavorare per rendere più espressive, più toniche sui paesaggi. Naturalmente abbiamo sempre la possibilità di confrontare, premendo il tasto Y della tastiera, il prima e il dopo. Beh, vedete che c'è una differenza decisamente notevole. Posso lavorarla ancora, posso fare degli interventi ancora, ma chiaramente questo fa parte di quella serie di cosine che lascio a voi, perché qua una cosa sulla quale non ho ancora ragionato è la curva di viraggio, curva che mi piace sempre un po' definire, in questo caso poi mi serve particolarmente per andare a marcare ulteriormente i contrasti e quindi ottenere un bel una bella definizione sulla mia immagine. Di nuovo prima e dopo, e notiamo che la differenza è palpabile, sensibile, quindi in pochissimi click, cioè proprio la durata di questo tutorial, ma anche meno perché io ve la stavo raccontando nel frattempo, ottenete delle foto decisamente molto molto più confacenti a quelle che possono essere le vostre aspettative. Chiaro, poi c'è tutta una serie di interventi che possiamo fare, ma che possiamo decidere di rimandare al nostro Photoshop oppure prenderle e esportarcele già così come sono, perché tutto quello che ci serve poi magari applicargli la nostra filigrana, il nostro loghettino, ma queste cose le vedremo più avanti. Non abbiate fretta. Con questo Max, come al solito, passa il filtro graduato a voi, tanti bei pensieri positivi e noi ci vediamo come al solito al prossimo tutorial.